Per anni i suoi predecessori, non Michele, ma gli altri, hanno promesso la passerella sul ponte per dare la possibilità agli abitanti del villaggio di proseguire e raggiungere anche le altre abitazioni che stanno là vicino alla benzina e anche all'ingresso della Stanici. Sì. Le chiedo, sarà possibile che in futuro avvenga questo miracolo? E poi un'altra domanda al sindaco. Sì. C'è un gazebo dei vigili urbani, sempre chiuso. Appena si entra a destra al villaggio lavorativo. Sì, via Martin Lutero, sì. Vedo che conosce molto bene la zona. Conosco la città, ho fatto l'assessore al traffico. No. Perfetto. Però, quando lavoravo all'ANAS... Quando lavoravo all'ANAS sono venuto spesso perché ho montato quei pannelli fonoassorbenti sullo svincolo della 16. Ci siamo conosciuti anche per motivi di lavoro all'ANAS. Può essere. Senta, comunque un altro complimento, è stato l'unico a non farsi la passeggiata preelettorale. Sì. Quindi se mi dà una risposta sulla passerella le sarei grato. Buon lavoro, grazie. E grazie per la telefonata. Arrivederla. A breve non è possibile realizzare quella passerella perché, se non ricordo male, costa circa 300.000 euro e non siamo nelle condizioni nel 2015 di poterlo realizzare. È un problema di sicurezza, certamente, perché è una strozzatura a destra e a sinistra. Addirittura lo spazio è così grande che potrebbe realizzarsi nuovamente una pista ciclabile, perché in prosecuzione, pista ciclabile che prima c'era, mi raccontano, la vecchia pista ciclabile che collegava il quartiere Stanic, un quartiere dove c'era la fabbrica, con il centro cittadino. Su quel ponte invece c'è un restringimento e quindi non c'è la passerella pedonale. Cercheremo di metterlo in sicurezza, soprattutto per il periodo in cui piove, perché quando piove stranamente non c'è lo scolo delle acque meteoriche, quindi il ponte sui due lati, a destra e a sinistra, è sommerso. Ci sono i due lati del ponte che è a schiena d'asino, nella zona centrale, dove non si può transitare nemmeno con l'automobile in alcune ore. Durante eventi ovviamente che vedono precipitazioni meteoriche molto importanti. Quindi la prima cosa è sistemare lo scolo delle acque meteoriche su quel ponte, poi vediamo se riusciamo a mettere in sicurezza un lato per il passaggio dei pedoni in attesa di avere la possibilità di poter realizzare quella passerella. Passerella che non è nemmeno progettata, nel piano triennale delle opere pubbliche ogni anno si sposta di anno in anno quell'intervento a un importo di 300.000 euro, ma non è mai stato progettato. Vediamo se riusciamo a fare un progettino nei prossimi mesi e cercare uno spazio finanziario. Nel 2015 non sarà possibile, non sono abituato a prendere in giro nessuno. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa nel 2016 o nel 2017. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buonasera a voi. Salve, buonasera. Buonasera. Per la trasmissione. E saluto il sindaco, carissimo sindaco. Parliamo per quanto riguarda problemi per portatori di handicap. Sì. Siamo nella zona di Loseto, precisamente in via Giacobelli, Giacomo Giacobelli, non so se il sindaco ha presente. Via Giacobelli, Loseto, una di quelle strade che mi manca. Dov'è? Che cosa c'è vicino? Le manca perché, ahimè, i portatori di handicap, in carrozzina precisamente, che di fronte hanno delle attività commerciali molto, che offrono buoni servizi, e il problema è difficile raggiungerli. Il motivo qual è? Che non ci sono assolutamente scivoli per poter andare sui marciapiedi. Tutto niente. Ma siamo a Loseto nuova o Loseto vecchia? Parliamo di Loseto nuova. Loseto nuova. Che ormai è. Io come sempre chiedo un numero civico come riferimento poi per effettuare il sopralluogo. Il numero civico parte dall'inizio a tutta via Giacobelli. Tutte i marciapiedi di via. Ma è la strada dove c'è la salumeria? Benissimo, perfetto, esatto, è la strada, però poi tutto il percorso di via Giacobelli, come anche alle spalle, non ricordo, via Minervini, se non vado errato, anche quella è senza scivoli, ahimè, per poter raggiungere un'eventuale farmacia o altre attività commerciali. Tutto qua, volevo sapere anche, oppure, se non direttamente a voi, a chi rivolge, se c'è
un punto per poter fare un'istanza o qualcosa. Deve fare perfetto. Un'istanza. Intanto la ringraziamo per noi, essere io intervenuto. Lo segnalo adesso, anche grazie agli appunti che sta prendendo Alessandra. Grazie. Però lei deve fare un'istanza in via Giulio Petroni 103, deve scrivere alla ripartizione mobilità urbana, settore strade, basta scrivere ufficio strade, via Giulio Petroni 103 e chiedere di realizzare gli scivoli. La città ha dei marciapiedi senza scivoli e quindi ho imposto ogni volta che si rifà un marciapiede di fare lo scivolo, tant'è vero che molte volte accadono delle cose strane, che c'è lo scivolo su un lato della strada dove c'è il marciapiede rifatto da poco e dall'altro lato non c'è lo scivolo, ma perché il marciapiede è ancora quello vecchio. È vero che è brutto vedere da un lato lo scivolo e dall'altro lato no, perché se uno dovesse scendere con la carrozzina chiaramente poi si trova a centro strada e deve tornare indietro perché dall'altro lato lo scivolo non c'è, anche se il marciapiede di fronte si vede che le strade non sono larghissime nella nostra città. E quindi abbiamo questo per dire che abbiamo avviato un piano per la riqualificazione dei marciapiedi e per la omologazione dei marciapiedi a quelle che sono le prescrizioni che ci arrivano oggi anche da una legge dello Stato, che è quella di fare gli scivoli a tutti gli angoli dei marciapiedi. Ci sono strade stranamente anche abbastanza recenti, perché per quello gli ho chiesto è l'Orseto Nuovo, l'Orseto Vecchio, poi ho capito qual è la strada. Quelle sono strade realizzate non tanti anni fa, dove la normativa sulle persone con disabilità era già in vigore, quindi la cosa assurda è che abbiamo continuato a costruire strade e marciapiedi senza preoccuparci della normativa per i disabili. Non accade più, per fortuna, le nuove strade sono tutte con gli scivoli. Vediamo di segnalarlo all'ufficio, lì il marciapiede se non è rotto è difficile che lo vengano a fare a breve, perché abbiamo esigenze di manutenzione straordinaria di marciapiedi in tutta la città, però è giusto realizzare uno scivolo, soprattutto se su quella strada, su quegli isolati, abitano persone con difficoltà motorie, che può essere il disabile vero e proprio, ma anche persone che hanno difficoltà a muoversi a piedi o persone che usano il passeggino frequentemente. Quindi la cosa importante però è fare una nota, perché quella nota resta agli atti e permette ai geometri dei municipi di poterli inserire nella programmazione della manutenzione straordinaria. Noi lo segnaleremo per conto nostro comunque. Intanto mi ricollego a questo tema per rispondere ad un cittadino che nella scorsa puntata chiedeva se ci fossero detrazioni per gli invalidi, per i portatori di handicap in generale, con riferimento agli abbonamenti AMTAB. Ci sono tutta una serie di sconti che si possono ricavare anche andando su internet, andando presso il municipio o andando a chiedere direttamente in via Fornari la sede operativa dell'AMTA, senza arrivare necessariamente nella sede legale che è alla zona industriale, che prevedono esenzioni o riduzioni sulla base delle invalidità, sulle percentuali di invalidità, anche sull'ISEE, perché chi ha redditi molto bassi non paga l'abbonamento, chi ha redditi un ci sono po' più varie alti fasce di detrazione, paga di meno, chi invece ha un reddito alto lo paga per intero, fermo restando che gli over 65 in città non pagano l'abbonamento e siamo arrivati quasi a 12.000 persone che si sono abbonati in questi mesi. Quindi una città con un gran numero di over 65. Di over 65, che però per fortuna usano l'autobus. Infatti, prendiamo un'altra telefonata, pronto? Prego, prego, buonasera. Prego, buonasera. Senta, ho chiamato prima, ma mi sa che non mi avete capito. Io non intendo il gazebo, quello dove c'era l'infopoint. Io intendo quel gazebo di stop over, giallo e bianco, bello, bellissimo. Capito, sì. Forse il sindaco non mi ha capito. No. Io quello intendo. Però guarda, glielo dico da sindaco, perché io come persona sono molto umile, quindi non lo dico per me. A me lo può dire che io non ho capito, però magari a chi gestisce questa trasmissione. Siccome ho visto che non parlava di quella cosa che dicevo io, anch'io però, sì, quello. Glielo dico perché mi hanno detto che da sindaco mi permetto di rimproverarla con educazione, solo perché mi hanno detto che da sindaco mi devo comportare come un padre di famiglia, anche se lei non so che età ha, fosse più grande di me. Mi permetto di dire che molte volte, diciamo, per educazione si può dire forse non mi sono espresso bene, non si dice sempre all'interlocutore che non ha capito. A me lo può dire, vabbè, sono il suo sindaco e quindi a me bene, può dire quello che capito, vuole. Non lo so, io non intendevo quello. Vabbè, non ho capito. Vabbè, in effetti allora non adesso avevo capito, nel vabbè, senso vabbè. Che
lei si riferisce evidentemente a quello giallo e bianco. Ho capito, quella tenda, diciamo, superiore, quella la smontiamo, va bene. Va bene. Adesso non ci sono dubbi. Certo, abbiamo dovuto... Adesso abbiamo capito. Abbiamo dovuto fare due passaggi, ci perdonerà se magari siamo un po' lenti nell'arrivare. No, 080. Va bene, arrivederci. Arrivederci. 080 501 9998, il numero per intervenire in diretta, visto che abbiamo sfiorato il tema dei migranti. È stata una settimana molto intensa. Colgo l'occasione però per chiedere, siccome si è parlato